No, oggi stiamo ovviamente organizzando una serie di iniziative perché è molto importante quando ci sono referendum spiegare bene alle persone che cosa stiamo chiedendo. Io credo che sia uno dei momenti più difficili della Repubblica per la magistratura, quello che ha dichiarato Palamara, ma lo stesso Amara dimostra che è un momento in cui è necessario restituire alla magistratura non solo credibilità, ma proprio l'importanza della magistratura, cioè restituire alla magistratura il suo compito, il compito essenziale. Quei referendum sono diretti a restituire l'indipendenza, indipendenza della magistratura. Siccome in tutte le aule di giustizia c'è scritto la legge uguale per tutti, io credo che i cittadini debbano sapere che con questi referendum noi miriamo a questo. Ieri la condanna di De Rupa e di Commission è una posizione, una situazione un po' imbarazzante per la Lega. Salvini aveva detto che credo comunque era garantista, insomma, sulla vicenda. Il suo commento. Allora, il commento è semplicemente uno, nulla hanno a che fare le vicende personali di singoli soggetti su quelle che invece sono le iniziative legislative o le iniziative referendarie. Per quanto riguarda la condanna di un qualsiasi soggetto vicino o no alla Lega, stiamo al primo grado di giudizio, l'articolo 27 della Costituzione parla di presunzione di innocenza, quindi è chiaro che la presunzione di innocenza vale per le persone vicine, lontane, ma imbarazzi zero, perché qui stiamo parlando di tutt'altro.